Bentornati sul mio canale. Faccio questo breve video perché ho notato un problema sulla stufa pirolitica 2.0 e se non avete visto il mio precedente video dove ho spiegato la costruzione, vi lascio il link qui in alto. Ho notato che il pirogas in risalita fuoriesce da questa parte perché non è chiuso ermeticamente e probabilmente questo cappello non è proprio adatto a sigillare il pirogas. Ho fatto diverse prove e ho visto che sigillandole provvisoriamente con della carta alluminio la resa della stufa aumenta considerevolmente. Il calore, la fiamma e il calore sono superiori con questo sistema. Adesso faremo un po' di prove con il mio termometro. Dovrò poi trovare un sistema migliore per poter chiudere ermeticamente questa parte per non far fuoriuscire il pirogas. Poi ne approfitto per un'altra considerazione sul pellet. Ho notato che i pellet non sono tutti uguali. Nonostante questi due pellet abbiano la stessa certificazione N plus A1, come anche questo che costa un pochettino di più è migliore di questo, a parità di categoria, sviluppa un calore superiore, entrambi comprati al Brico, eppure questo sviluppa una fiamma migliore, più potente. Adesso facciamo una prova di accensione con questo nuovo sistema. Vi faccio vedere le temperature come salgono più velocemente. Anche se adesso sto usando il pellet quello più economico, quindi che non è proprio il massimo. Come vedete, ci sono 18,1 gradi e sono quasi le 5. E ancora 85 gradi circa il vaso. Ecco, come vedete sono passati circa 20 minuti. La temperatura è salita da 18,5
a 20 gradi. Vediamo la temperatura del vaso. Siamo passati da circa 90 gradi ai 180 in soli 20 minuti. Considerate che questa soffitta è circa 20 metri quadri. Siamo a un'ora di accensione. Siamo arrivati a 21 gradi,8. Ripeto, però, con l'altro pellet, questo Arcos, avremmo superato abbondantemente i 22 gradi e mezzo. Va bene, per oggi è tutto. Vi saluto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!